Grazie Presidente. Come ha giustamente ricordato la consigliera Baglio, abbiamo avuto ben tre commissioni su questo argomento, due commissioni pari opportunità, una commissione congiunta politiche sociali e bilancio, questo nel giro di una decina di giorni, il che vuol dire che il Movimento 5 Stelle è molto attento alla progressione dei fatti. E allora, senza perderci in parole, perché belle parole ne stiamo sentendo molte, ma come bene si è ricordato, siamo in un momento di emergenza in cui forse le passerelle bisognerebbe lasciarle ad altri momenti e andare sul concreto. Allora vediamo l'impegnato di questa mozione: scongiurare la riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti e il conseguente ricorso agli ammortizzatori sociali. Nel corso della Commissione congiunta bilancio politiche e sociali, il commissario Susanna ha ben spiegato che ancora non ha pronto il bilancio che doveva essere presentato in questi giorni, causa naturalmente emergenza, che lo sarà prossimamente, verosimilmente, se non ricordo male, il 31 maggio, e quindi credo che in quel momento e in quel contesto noi potremo capire se e come sarà possibile scongiurare il ricorso agli ammortizzatori sociali, perché è evidente che non c'è nessuno che voglia ripetere quello che è stato fatto nel passato, e cioè mortificare e portare al degrado questa azienda che disperatamente stiamo cercando di salvare. Poi c'è scritto garantire alla cittadinanza la continuità dei servizi offerti da Pharmacup. Questo tutti i dipendenti Pharmacup e la dirigenza stanno svolgendo un lavoro straordinario per raggiungere l'obiettivo. Quindi credo che sia l'ultima delle cose che vanno stimolate. Poi si dice ritenere prioritario ed estendere, ove possibile, nella massima misura, lo strumento dello smart working. Ricordo che Pharmacup è stata una delle poche realtà comunali, 12 su 420 realtà comunali negli altri comuni, a immediatamente a operare a battenti chiusi per evitare contatti. E lo smart working per gli assistenti sociali è stato ovviamente obbligatorio, ma per smart working, come ho ben sottolineato in commissione, c'è un fraintendimento, perché lo smart working è la normale attività degli assistenti sociali che vanno fuori sede, mentre quello che si richiede è il lavoro differito, che è un'altra cosa. Naturalmente gli assistenti sociali sono stati messi nelle condizioni di massima tutela richiesta dalle norme, e chiaramente le norme lo richiedono perché si ritengono quelle le cautele migliori, e sono nelle condizioni di poter assistere gli aventi bisogno così come è adeguatamente raccomandato. Poi si dice a ritenere prioritaria la tutela della salute dei lavoratori, nonché ovviamente di rimbalzo degli utenti, con la distribuzione dei dispositivi, degli igienizzanti, eccetera. Proprio in commissione è stato rilevato come tutte le richieste e le sollecitazioni provenienti dai sindacati fossero anteriori alle richieste, disposizioni messe in atto dalla dirigenza, e che anche nel confronto, e sono stata io a rilevarlo, non è stata data risposta dai rappresentanti dei lavoratori quando i dirigenti hanno rilevato di aver ottemperato a tutte le disposizioni del caso, fermo restando il fatto che qualora fosse
evidente, dichiarato, testimoniato e ritenuto da parte dirigenti della farmacia stessa, del direttore della farmacia stessa, di poter chiudere qualora non ci fossero queste misure. E quindi anche questo, diciamo, va a in qualche modo interpretare quel provvedimento che è stato preso. Io questo lo dico perché, come mi è stato richiesto di fare dai membri della Commissione Pari Opportunità, sono in costante contatto con i rappresentanti sindacali e con la dirigenza. Dopodiché si dice impegnarsi affinché Pharmacup acquisisca un ruolo primario nel corso dell'emergenza per la fornitura dei presidi necessari alla cittadinanza. Questo lo si fa ovviamente senza chiedere l'impossibile. Se sul territorio nazionale questi presidi sono, non esistono o sono pochi, ovviamente anche Pharmacup troverà difficoltà a distribuire alla cittadinanza quello che non c'è, non per cattiva volontà da parte di nessuno, a meno che questa cattiva volontà non sia dimostrata, perché le chiacchiere sono belle, ma poi sono i fatti e i documenti che parlano. Quindi per questa mozione, ovviamente condividendo la vicinanza ai lavoratori e supportandoli in questo loro lavoro di frontiera, noi ci asterremo. Grazie.